Mister Matticoli, una gara perfetta, quella dell'Isernia quest'oggi qui con il Barletta. Si esce dal pala di sfida con i 3 punti e davvero un grande applauso a una formazione che è sempre più capolista. Ma, diciamo che siamo contentissimi per i 3 punti su un campo difficile dove Barletta aveva costruito quasi tutta la sua classifica. Perfetta non direi, diciamo che il nostro primo tempo non è stato dei migliori, anzi c'erano tante cose da mettere a posto, però nonostante quello abbiamo chiuso in vantaggio e anche dopo il pareggio immediato all'inizio del secondo tempo siamo stati bravi a riprendere il filo del gioco e a rimettere la partita sulla carreggiata giusta. Ovviamente parlavamo del risultato, ci mancherebbe, ma da un punto di vista di gioco c'è una pecca forse che va vista, un po' quei calci di punizione da parte della formazione avversaria, è la stessa cosa che abbiamo visto fondamentalmente anche a Giovinazzo, è lì che va un po' rimproverata la retroguardia. È una parte che non va curata in maniera particolare, se non soprattutto oggi è stata occasionale, perché una piccola deviazione ha messo fuori causa l'intervento di Gallon. A Giovinazzo è stato diverso e tutto sommato oggi non è che abbiamo sofferto più di tanto, c'è stato il gol sicuramente, però sono cose che possono succedere. Parlando della gara, due perle, quelle di Bidinotti, il gol di tacco e poi quell'assist a servire De Crescenzo, forse è lì che è cambiata la gara. Sicuramente in una partita abbastanza equilibrata con un primo tempo, come dicevo prima, non dei migliori, ci voleva un piccolo colpo di genio dei nostri giocatori per girare la partita a nostro favore, perché tutto sommato non avevamo fatto troppo per stare in vantaggio e quindi con quella giocata, soprattutto il 3-2, perché poi magari sul 4-2 c'è stata pure un po' di fortuna, comunque con la giocata di tacco comunque abbiamo sbloccato e poi da lì in poi abbiamo corso veramente pochissimi pericoli. Un'ultima battuta al volo e poi ti lascio andare. Vuoi fare un plauso ai tuoi giocatori per questa prima parte di campionato? 11 vittorie, una sola sconfitta, un cammino praticamente quasi perfetto. Ah sì, il plauso va fatto ogni sabato. Non mi va di chiuderlo così questa frase, perché sembra come la fine di un ciclo, invece comunque c'è ancora tanto da fare, stiamo andando molto bene, però non dobbiamo mai alzare la testa, sempre sul pezzo per andare fino in fondo e poi dopo tiriamo le somme.